30 marzo 1974, New York. Tre giovani poco più che ventenni, appena uniti in una band, distribuiscono volantini per pubblicizzare una sorta di loro primo concerto presso il Performances Space, lo studio di registrazione dove da giorni provano le loro canzoni. Ignari del destino che li attende, non sanno che quel concerto a cui parteciperanno circa 30 persone, per lo più amici, sarà solo il primo di una lunga serie di oltre 2000 spettacoli. Che li condurranno alla fama mondiale e li consacreranno come una delle band più influenti nella storia della musica. I Ramones hanno giocato un ruolo cruciale nel rivoluzionare il panorama musicale. E sono ancora oggi considerati i veri precursori del punk rock. Grazie al loro stile musicale crudo, veloce e diretto, hanno ridefinito le regole della musica rock degli anni 70, aprendo le porte all'esplosione del movimento punk. La loro musica ha incarnato lo spirito di ribellione e l'energia autentica che hanno caratterizzato il punk rock, ispirando una generazione di musicisti e dando vita a una rivoluzione musicale senza precedenti. Dai Sex Pistols ai Nirvana, Passando per i Red Hot Chili Peppers, i Green Day, i Rancid, i Pearl Jam, i Clash, i Foo Fighters, i Dead Kennedys, i Damned e molti altri. Sono state innumerevoli le band che hanno citato i Ramones come fonte di ispirazione e influenza. I Motorhead gli dedicarono addirittura una canzone e lo stesso Lemmy partecipò al loro ultimo concerto a Los Angeles nell'agosto del 1996, suonando insieme a loro sul palco. Il 4 giugno 2002, i Metallica organizzarono un concerto segreto a San Francisco sotto lo pseudonimo Spun, mascherandosi abilmente come una cover band dei Ramones. Questo evento clandestino fu una sorpresa senza precedenti per i fan, poiché la rinomata band Heavy Metal si trasformò improvvisamente per una sera, in una formazione che omaggiava la celebre band punk newyorkese. Tuttavia, all'inizio della loro carriera, la band di Forest Hills non fu accolta con grande entusiasmo. Durante quella loro prima esibizione al performance studio, le cose andarono così male che al secondo appuntamento non si presentò nessun spettatore. Ma fu proprio in quel periodo che il giovane ungherese Tamás Erdelie, impiegato negli stessi studi di registrazione e che a differenza degli altri dimostrava una fiducia incredibile nella band, decise di prendere le bacchette in mano e unirsi a loro come batterista. E così, con Didi al basso, Johnny alla chitarra, Tommy alla batteria e Joey al microfono. Si decise ufficialmente il nome della band, Ramones, nome che a quanto pare venne scelto in omaggio al bassista dei Beatles, Paul McCartney, che utilizzava lo pseudonimo Paul Ramon per prenotare sotto falso nome gli hotel. Ma come già accennato in precedenza, gli inizi della band furono caratterizzati da una serie di enormi sfide e difficoltà. A causa, anche se oggi possiamo dire grazie, delle loro capacità tecniche limitate, i Ramones, a differenza della maggior parte delle band emergenti non si presentarono con cover di altri artisti, ma iniziarono fin da subito a scrivere e suonare pezzi propri. Lo stesso Johnny ammise. Non sarei mai riuscito a suonare un pezzo degli Who, ma abbiamo scritto I don't wanna walk around with you il primo giorno. La loro musica, tuttavia, era più grezza e veloce rispetto ai generi dominanti dell'epoca come il rock progressivo o il glam rock. Era qualcosa di completamente nuovo, il che inizialmente li rese difficili da accettare da un pubblico non ancora pronto alle loro sonorità. Stesso discorso che valeva anche per il loro look uniforme, con scarpe da ginnastica, jeans strappati e giacche di pelle, indossato da tutti e quattro i membri della band, oggetto di critiche feroci e disgusto da parte dei loro primi casuali spettatori. C'era chi li biasimava per la mancanza di tecnica, chi li paragonava con quel modo di vestire alle SS, chi si lamentava delle loro canzoni troppo corte e dell'assenza di virtuosismi, e chi non riusciva a decifrare se fossero seri o meno. Ma nonostante tutti questi commenti negativi, i quattro non si lasciarono abbattere e continuarono a seguire la propria visione musicale con fermezza e passione. E così, il 16 agosto 1974, fecero il loro debutto con la nuova formazione al Country Blue Grass Blues Other Music for Amplifying Gormandizers, conosciuto anche come CBGB, un piccolo locale situato al 315 di Bowery Street a Manhattan. Era un posto semi-abbandonato, ricordò Didi parlando di quella sera. Era una fogna. Il posto si riempì di travestiti che erano entrati al CBGB dopo essere stati al Bowery Lane Theater. Furono grandi con noi, supportandoci durante tutto lo show e rendendo la cosa molto cabarettistica. Il pubblico strillava e fischiava ad ogni canzone. Quando salimmo sul palco, io attaccai il basso e diedi un'occhiata intorno. Sul muro, vicino al palco, c'era un enorme poster di Marlene Dietrich. Suonammo per 15 minuti e fu un successo. Cercavamo di suonare le canzoni una attaccata all'altra. Dopo ogni canzone, qualcuno gridava, Take it. Ed io contavo uno, due, tre, quattro. Ed attaccavamo subito un altro pezzo. Alla fine del concerto io lanciai per aria il mio Dan Electro facendolo rimbalzare per terra un po' di volte finché non si ruppe. Pensavo che fosse l'ultima moda Glamour. Al termine della serata, dove tra l'altro suonarono anche gli Angel and the Snake, i futuri blondi, e di Savage Voodoo Nance, il proprietario del locale Hilly Crystal, disse ai Ramones. La gente vi odierà, ma tornate comunque domani sera. E così fecero. Tornarono il giorno successivo, e poi ancora quello dopo, continuando a suonare finché non divenne una consuetudine esibirsi più sere nella stessa settimana. E da un pubblico limitato a poche persone, tra cui il barista del locale e qualche cliente di passaggio, si passò a serate sempre più coinvolgenti, fino ad arrivare al punto di registrare il tutto esaurito. Grazie al passaparola e alla presenza di artisti come Patti Smith, Ramones, Television, Blondie, Talking Heads, Suicide, Heartbreakers e altre band dell'ambiente musicale newyorkese, lo stesso CBGB divenne la culla del punk e della new wave americana. Questo non solo influì positivamente sulla vita del locale, ma anche sulle band che vi si esibivano, contribuendo alla creazione di un'atmosfera unica e all'incubazione di talenti emergenti. I Ramones, dal canto loro, divennero la band di casa, continuando a esibirsi nel locale per circa un anno e mezzo, con una frequenza di tre sere a settimana. La loro presenza costante e le esibizioni sempre più coinvolgenti gradualmente trasformarono il giudizio del pubblico. Chris France dei Talking Heads dichiarò Erano straordinari, sia dal punto di vista musicale che dell'abbigliamento. Nei giorni del glam rock erano selvaggi ed estremi e nell'epoca delle lunghe suite loro ti colpivano con pezzi di due minuti. Erano davvero un pugno nello stomaco. I Ramones erano l'essenza del rock and roll. E questo impatto si fece sentire anche al di fuori delle quattro mura del piccolo locale di Manhattan. Tanto che il nome Ramones cominciò ad apparire anche su alcune riviste di rilievo, inclusa la celebre Rolling Stone. Di lì a poco, la band cominciò a destare un crescente interesse, persino tra coloro che già dai primi tempi avevano criticato aspramente i quattro ragazzi di Forest Hills. Uno di questi fu Monte Melnick, amico di Tommy, e che lavorava con lui ai performance studio, il quale inizialmente non riusciva a digerire né la loro musica né il loro atteggiamento. Tuttavia, a distanza dalla loro disastrosa prima esibizione presso il suo studio, Monte cambiò radicalmente idea, tanto da diventare il loro tour manager e una sorta di quinto Ramones. Nel frattempo, Danny Fields, co-direttore di Sixteen Magazine, su consiglio della giornalista Lisa Robinson, l'autrice dell'articolo pubblicato su Rolling Stone, decise di assistere a una loro esibizione dal vivo, e sbalordito dalla potenza della loro musica racchiusa in quei pochi minuti di esibizione, prese subito la decisione di diventare il loro manager. Figura chiave, quella di Fields, che li portò poi a firmare con la Sire Records e a pubblicare nel 1976 il loro storico album di debutto, Ramones. L'album si apriva con la celebre Blitzkrieg Bop, accompagnata dalla storica frase Hey ho, let's go, per continuare poi con pezzi come Judy is a Punk e Now I Wanna Sniff Some Glue e ancora con canzoni del calibro di I Don't Wanna Go Down to the Basement e I Wanna Be Your Boyfriend. Il disco venne registrato nel giro di poche settimane e costò in totale solo 7000 dollari e, come ricordò Tommy Ramone, i fonici non capivano cosa stessimo facendo. Sono sicuro che pensavano che stessimo registrando lo stesso pezzo milioni di volte. Nell'estate dello stesso anno, i Ramones fecero la loro prima apparizione oltreoceano, esibendosi in due memorabili date a Londra il 4 e il 5 luglio. Eventi che avrebbero segnato indelebilmente la storia del punk e ispirato numerose future band di grande successo. La serata inaugurale si tenne al Roundhouse, locale che aveva già ospitato leggende del calibro dei Doors, Pink Floyd, Jefferson Airplane, Bowie e Jimi Hendrix. La seconda serata, invece, si tenne al Dingwalls, un locale adiacente a Camden Lock. Quei due concerti ebbero un impatto significativo su un'intera generazione di musicisti. Tra il pubblico erano presenti tutti i futuri leader della rivoluzione punk britannica. Dai Sex Pistols ai Clash, dai Generation X di Billy Idol ai Damned, fino ai Pretenders. Joe Strummer, storico membro dei Clash, ammise più volte che, se quei dischi dei Ramones non fossero esistiti, non so se avremmo potuto creare una scena qui. Sono stati loro a colmare quel vuoto essenziale tra la fine della vecchia scena rock e l'avvento del punk. Anche Sid Vicious, il futuro bassista dei Pistols, rimase così colpito e influenzato da Didi che già il giorno successivo all'aver visto i Ramones dal vivo, iniziò a cambiare il suo look, adottando anche lui giacche di pelle nera e jeans strappati. Questo abbigliamento, grazie anche al suo contributo, divenne in seguito una caratteristica distintiva del movimento punk britannico. A conferma del clamoroso successo delle due date londinesi, l'album di debutto dei Ramones divenne il disco d'importazione più venduto nel Regno Unito. Al ritorno in patria nel 1977, pubblicarono il loro secondo album Live Home, che ricevette ottime recensioni. Robert Christgau, riferendosi ai Ramones, scrisse sulla rivista Village Voice: "Quelli che pensavano fossero uno scherzo, ora dovranno ricredersi". Anche Danny Fields, nel documentario End of the Century, raccontò quel cambio di tendenza. "I giovani all'inizio li prendevano in giro e dicevano: guardateli, non sanno suonare, non conoscono più di tre note". Poi pian piano che la band iniziò a diventare famosa, tutti quei commenti cambiarono in: Sono dei grandi, sono famosi. Capirono che potevano formare anche loro un gruppo e suonare senza problemi, così come i Ramones. Nello stesso anno, in piena esplosione della musica punk, pubblicarono Rocket to Russia, spesso considerato uno dei loro album migliori. Il singolo di lancio, "China is a Punk Rocker, raggiunse l'81 posto della Billboard Hot 100. E sebbene possa sembrare un risultato modesto. Per i Ramones rappresentò una conquista enorme. Nel 1978 Tommy lasciò la band, descrivendo la situazione come claustrofobica. La decisione venne presa dopo i continui litigi e la difficoltà nel gestire Johnny, che oltre ad essere un convinto repubblicano, desiderava anche avere il controllo completo della band. Tommy continuò comunque a produrre i loro dischi e al suo posto, su richiesta di Johnny, entrò Mark Steven Bell, che come abitudine della band cambiò il suo cognome e diventò Marky Ramon. Nel 1978 venne pubblicato Road to Ruin, un altro tassello importante nella carriera dei Ramones. L'anno successivo, nel 1979, la band prese parte al film Rock and Roll High School, contribuendo così a rafforzare ulteriormente la loro iconica presenza nel panorama della cultura popolare. Qualche anno più tardi, Joey interruppe i rapporti con Johnny, colpevole quest'ultimo di aver iniziato a frequentare e successivamente sposato la sua ex, Linda Daniel. Si ritiene che la canzone The KKK Took My Baby Away, una delle più famose dei Ramones, sia dedicata proprio a questa vicenda. Nonostante ciò, Joey e Johnny continuarono a suonare insieme anche dopo il matrimonio tra il chitarrista e la ragazza. A Linda vennero dedicate anche altre canzoni, tra cui She's a Sensation, Danny Says e Merry Christmas, I Don't Want to Fight Tonight. Dopo Road to Ruin, i Ramones continuarono a pubblicare album e a rimanere attivi in tour con la stessa formazione. Pubblicarono gli album End of the Century e Pleasant Dreams fino a Subterranean Jungle, l'ultimo album con Marky, che venne, a causa dei suoi abusi di alcol, successivamente allontanato dal gruppo e sostituito da Richie Ramone alla batteria. Il successivo album Too Tough to Die trae il suo titolo da un evento che coinvolse Johnny Ramone nell'agosto del 1983. Durante una rissa con Seth MacLin della band Sub-Zero Construction, Johnny fu colpito violentemente alla testa. E questo incidente lo costrinse a un intervento chirurgico delicato al cervello, dal quale fortunatamente si riprese completamente. Tornò qualche mese dopo con la testa rasata, e per un po' di tempo indossò un cappellino da baseball. In Animal Boy, Didi dedicò la canzone Love Kills alla tumultuosa storia d'amore tra Nancy Sponge e Sid Vicious dei Sex Pistols, mentre Somebody Put Something in My Drink, scritta da Ricci, raccontava un episodio spiacevole accadutogli durante i primi anni con la band. L'album Halfway to Sanity del 1987, invece, fu considerato da Joy Ramone come il loro miglior lavoro. Questo fu anche l'ultimo album con Ricci alla batteria, prima che venisse nuovamente sostituito da Marky. Brain Drain del 1989 segnò la fine dell'era di DD con i Ramones. È stata dura la registrazione di Brain Drain, perché ogni membro della band si sfogava dandomi addosso. Questo mi ha fatto male. Mi ha portato a riflettere sulla band e a pensare ad una mia uscita dalla stessa. Tutti nella band avevamo dei problemi. Chi mentali, chi di donne o di soldi. Dee si dedicò poi ad un progetto funky rap e venne sostituito al basso da CJ Ramon. Mondo Bizzarro, il dodicesimo album in studio dei Ramones, segnò la prima pubblicazione senza Dee Nonostante la sua assenza, tre delle tracce presenti, Poison Heart, Strength to Endure e Main Man, Furono scritte da lui in collaborazione con Daniel Ray. Inoltre, l'album vantava una cover tratta dal primo album dei Doors di Take It As It Comes. L'anno successivo venne pubblicato Acid Eaters, un album interamente composto da cover di altre band. In questo disco, i Ramones diedero nuova vita a brani di artisti iconici come i Rolling Stones, Jefferson Airplane, Bob Dylan e Creedence Clearwater Revival, reinterpretandoli in chiave punk. Nel 1995, mentre una nuova ondata di punk rock stava guadagnando terreno con band come Rancid, Green Day, No FX e The Offspring, i Ramones pubblicarono il loro ultimo album, Adios Amigos. La copertina presentava due dinosauri, un'iconografia potente che rifletteva lo stato d'animo della band in quel momento. Questo album segnò il culmine di una lunga e influente carriera, che continuò a ispirare e influenzare il mondo della musica anche dopo il loro scioglimento. Il 6 agosto 1996, presso l'Hollywood Palace di Los Angeles, con la partecipazione di Eddie Vedder dei Pearl Jam, Chris Cornell e Ben Shepherd dei Soundgarden, Lars Frederiksen e Tim Armstrong dei Rancid e Lemmy dei Motorhead, la leggendaria band di Forest Hills, tenne il suo ultimo concerto di sempre. L'evento fu un vero e proprio tributo alla loro eredità e al loro status iconico nella storia della musica, dimostrando ancora una volta quanto fossero amati e rispettati da colleghi e fan di tutto il mondo. Rispetto e stima, valori che ancora oggi, a distanza di molti anni, vivono senza fine, sia tra coloro che hanno partecipato a uno dei loro duemila concerti, sia tra le nuove generazioni.